Nessuna svendita di Arezzo Fiere per un euro. Il presidente Andrea Boldi torna a rispondere agli altri partner istituzionali in questa serie di dichiarazioni che si sono scatenate negli ultimi giorni. È evidente che le trattative per la cessione saranno tra Camera di Commercio e IEG entro il 2027, anno di scadenza della licenza ad Arezzo Fiere e Congressi. Infine, per quel che meno conta in tutta questa vicenda che mi vede oggi e mi ha sempre visto accorato verso gli interessi della mia città, della mia categoria di appartenenza, quella degli orafi e della società di cui sono socio, mi preme spendere alcune considerazioni a difesa della mia onorabilità e della genuinità dell'operato da me sin qui svolto, ritenendole doverose in viso all'ondata di fango che mi ha investito nei giorni appena trascorsi. Devo però rilevare che risulta almeno singolare la tempestività della comunicazione delle dimissioni degli amministratori uscenti. Esse giungono un attimo dopo aver dato notizia dell'arrivo della proposta ai consiglieri di amministrazione. Giungono in tutta fretta di domenica e riportano motivazioni opinabili mai anticipate da atti corrispondenti a quanto riportato. Si lamenta infatti una scarsa compatibilità di costoro col mio modo di gestire l'attività societaria, prosegue Boldi. Mai tuttavia mi sia contestato o chiesto alcunché in tal senso durante questi lunghi anni. Mai un accenno di polemica o protesta o di disaccordo esplicito verso la mia guida. Eppure gli strumenti che la legge pone in mano allo scopo, agli amministratori, sono numerosi. Perciò mi chiedo e ritengo legittimamente come mai queste dimissioni del ultimo minuto, come mai la fretta di liquidarle in una domenica pomeriggio senza alcun avviso e senza alcun tentativo di conciliazione in assemblea per ripianare le divergenze, come mai, prosegue Boldi in questa serie di quesiti, nessun campanello d'allarme in precedenza? Questo contratto, continua il presidente di Arezzo Fiere, sembra assumere le forme di una causa più che una mera occasione cronologica delle dimissioni presentate dai tre amministratori. Contrariamente a quello che è stato dichiarato sui giornali, tutti i soggetti coinvolti sapevano della trattativa, tutti i soci erano informati delle strategie dell'azienda. Il progetto contrattuale con IEG era stato votato con delibera assembleare favorevole nel 2017. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda, conclude Boldi, consapevoli degli obblighi che la legge rimette in capo agli amministratori, ancorché dimissionari, e ai soci, imponendo loro una nomina svelta di sostituti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività societaria.